un tavolo permanente per monitorare l'evolversi della vertenza Mercatone 1 e quanto è stato deciso dalla cabina di regia del BCO riunita ieri al Tecnoparco. Nel corso dell'incontro è stato stabilito che saranno attivati tutti i canali istituzionali al fine di tutelare l'occupazione e ricercare una soluzione per il sostegno economico dei lavoratori. Lavoratori, vale la pena ricordarlo, ad oggi senza stipendio. Anche per questo motivo il presidente Lincio, i consiglieri provinciali, le organizzazioni sindacali di categoria, i sindaci di Crebola d'Ossola e Gravellona Toci, unitamente al neoconsigliere regionale Preioni, hanno anche deciso di investire della questione i parlamentari locali. In particolare a loro viene chiesto di fare pressioni sul Ministero per lo Sviluppo Economico affinché si accelerino le procedure e permettere così al gruppo Mercatone 1 di tornare nella fase di amministrazione straordinaria. Questo permetterebbe l'apertura di una nuova cassa integrazione straordinaria per i lavoratori e l'avvio di un piano di reindustrializzazione. Le parti, si legge in un comunicato diffuso a fine lavori ieri, si attiveranno per la liquidazione delle quote del TFR tuttora depositate presso l'INPS, anche alla luce delle differenti interpretazioni riscontrate tra le diverse sedi dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Territori. L'Incio e i consiglieri presenti all'incontro di giovedì hanno anche annunciato la presentazione di un ordine del giorno sulla questione in consiglio provinciale. Sulla questione si registra anche l'intervento dei deputati democratici, tra i primi firmatari di un'interrogazione indirizzata al ministro del lavoro Di Maio c'è il deputato solano Enrico Borghi. Il documento sottolinea come il governo già dall'autunno scorso fosse a conoscenza della difficile situazione senza però essere intervenuto. Abbiamo chiesto a Di Maio, ha detto Borghi, di attivarsi per fare chiarezza su quanto successo all'interno della Sherman Holding ed individuare le precise responsabilità in ordine al fallimento. Da quello che risulta, non sono stati pagati oneri previdenziali per oltre 8,7 milioni di euro, oltre a non aver rimborsato i fornitori per circa 60 milioni di euro.